Buon inizio di settimana, oggi 13 luglio 2020, queste le notizie di oggi. Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha comunicato al sindaco di Sciacca e all'equidatore delle Terme S.p.A. la decisione di prorogare a settembre i termini di scadenza dell'avviso di gara per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del sito termale di Sciacca. La motivazione è nella difficoltà ad accedere ai siti per la recente situazione emergenziale da pandemia e per assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati. Il sindaco Francesca Valenti ha indirizzato una nota al presidente della regione siciliana Nello Musumeci, comunicando che, ove ritenuto necessario e conducente dal governo regionale, l'amministrazione comunale è disponibile a sottoscrivere l'atto di proroga. I consiglieri comunali Giuseppe Milioti e Calogero Bono oggi sottolineano l'inciviltà della gente e tornano a rilevare la poca attenzione alla problematica da parte di chi governa la città. Chi amministra, dicono i due, deve prendersi delle responsabilità dinanzi a situazioni di questo genere, cercando di affrontare e risolvere in maniera definitiva il problema. Basta solo lavorare e non piangersi addosso, aggiungono, scaricando le colpe sempre ad altri. La zona di San Giorgio di recente è stata interessata da un incendio domato grazie alla una tempestiva segnalazione. I due consiglieri tornano a segnalare la necessità di rimuovere i cassonetti, procedere con la posa in opera di un recinto e la collocazione di una telecamera. La piaga del ritardo della scerbatura è uno dei temi caldi di questo periodo, ma riteniamo più che giusto sollecitare per far comprendere il giro d'allarme dei cittadini. Ad affermarlo i consiglieri comunali Monte, Sant'Angelo e Deliberto, convinti che ogni singola nota riguardante la mancanza di scerbatura può essere vista da chi amministra come una sorta di dito nella piaga. Da via Gramsci si leva l'appello dei residenti: urge una scerbatura, il marciapiede è totalmente invaso da sterpaglie e rifiuti. È Saccense, la prima studente siciliana che andrà a studiare all'estero con il programma Intercultura del distretto regionale Rotary Club. Si tratta di Alessia Bacchi, 16 anni compiuti oggi, studentessa del liceo scientifico, unica in tutto il distretto a partire in scambio breve. Andrà in Austria, si atterrà a tutte le prescrizioni e vivrà questa esperienza che il Rotary da tempo offre alle nuove generazioni. Nel corso di una breve cerimonia, il presidente del Rotary Club di Sciacca, Giovanni Vaccaro, insieme ad altri soci, ai genitori Michele Bacchi e Silvana Calascibetta, ha salutato la giovane studentessa che di fatto è vera e preziosa ambasciatrice della Sicilia in Europa. Gli allievi del centro ippico La Criniera di Sciacca, seguiti dall'istruttore Fise Roberto Fasulo, hanno partecipato con ottimi risultati alla trasferta di Marsala, prima competizione dopo l'emergenza Covid. I due giorni di gara non hanno smentito le aspettative del team e 8 cavalieri e amazzoni si sono distinti nelle varie categorie. Primo posto per Stefania Segreto su Brunel nella categoria B90 e un secondo e terzo posto nella B100. Primo posto nella categoria B100 per Chiara Sarnella su Bell First. Seconda classificata Noemi Marino a cavallo di Sollero nella categoria B90. Grandi prestazioni per i due esordi, quelli di Sofia Calamia e Gaia Ingrao. Ottimo piazzamento nella categoria B80 anche per Maria Francesca Marsala a cavallo di Bishop Polar. Eccellenti prestazioni anche per l'amazzone Elisa Bono e Andrea Alfano. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.